Ciao ragazzi, sono Luca Moscatelli, Dunkerè Personal Trainer. In questo tutorial e nei prossimi andremo a parlare di come migliorare la propria elevazione. Oggi parliamo di tecnica. Ci sono degli elementi che permettono di avere da subito dei buoni risultati. I primi errori comuni riguardano velocità e postura. Rallentando al momento dello slancio sarà più facile coordinarsi, ma perderete potenza. Deve esserci un'accelerazione costante e dovrete trovare la giusta accelerazione per voi. Perché anche una velocità troppo elevata vi proietterebbe in avanti piuttosto che in alto. Per quanto riguarda la postura, molti tendono a inclinarsi eccessivamente in avanti, pensando di caricare al meglio il salto. In realtà dobbiamo rimanere diritti, sia nella preparazione del salto che nel salto stesso, ed usare le braccia come slancio. Ora ne vediamo un esempio. Tutto questo vale sia per chi salta in corsa che per chi salta a due piedi. L'unica differenza sta negli ultimi due passi, i più importanti. Nel salto in arresto devono essere separati da un piccolo balzo e appoggiati velocemente. Mentre in corsa i passi risulteranno più allungati, sfruttando al meglio il salto, portando il ginocchio verso l'alto. Spero che i consigli vi siano stati utili, dovrete provare e riprovare per migliorare la vostra coordinazione e guadagnare così centimetri. Se avete domande scriveteci e noi ci vediamo alla prossima puntata.